delle forze di polizia, ormai siamo arrivati, noi pensiamo al numero di massa critica oltre il quale credo che alla lunga non potremo più garantire dei servizi soddisfacenti. E la realtà è che i commissariati, Carpi, Mirandola e Sassuolo sopravvivono perché il personale fa straordinario programmato, volontario. Se decidessero di non farlo più, saremmo curiosi di vedere come l'amministrazione può continuare a offrire servizi. Questa è la realtà. Quindi insomma direi che siamo arrivati all'ultima spiaggia. Noi crediamo con queste attività, queste manifestazioni, come abbiamo fatto l'anno scorso per il posto integrato che ha avuto i suoi 6 uomini, come stiamo facendo oggi e come faremo domani per tutte le cause che ci interessano, che possono trovare un concreto riscontro in termini di uomini e di impegno. Abbiamo tutte le forze politiche oggi presenti, di questo sono assolutamente orgoglioso, perché attorno al tavolo oggi come oggi si parla di sicurezza e al di là dei colori li ho visti tutti convinti e consapevoli del fatto che questo problema non si può rimandare oltre. Rispetto ai numeri che aveva fatto la Lamorgese il ministro qualche mese fa a Modena, si è visto qualcosa? Carpi ha avuto qualcosa? C'è questa prospettiva al di là della questura in fascia A per le promesse annunciate a Modena dal ministro? No, niente che non fosse in linea già previsto. Carpi ha avuto un aumento di 7 e una fuoriuscita di 7. Quindi a Carpi non è successo assolutamente nulla, non abbiamo avuto nessun incremento, abbiamo ottenuto la posizione. E questo è quello che ci preoccupa, perché rispetto a qualche anno fa Carpi aveva 44 uomini e adesso si ritrova con 39. Quindi insomma con lo stesso volume di attività, anzi su diversi fronti con un incremento importante, che è tutto dovuto ai colleghi che comunque rimangono sul pezzo, fanno la loro parte al di là delle difficoltà, però insomma la corda si può tirare fino a un certo punto, noi crediamo che i tempi siano maturi per una riflessione seria. Ecco, in termini di numeri invece di che cosa bisogna mettere per il Carpi? In termini di numeri noi valutiamo 12-14 uomini in più, concretamente, per riuscire a garantire le volanti e per garantire soprattutto i servizi per i cittadini. Se c'è un commissariato che offre dei servizi, quei servizi vanno garantiti. Il problema è che oggi con i numeri che abbiamo e con gli ordini pubblici che in genere spesso Modena richiede, per cui cosa succede? Succede che degli agenti partono da Carpi per andare a Modena a fare servizio allo stadio alla partita o ad altre manifestazioni. Questi uomini l'indomani non andranno in ufficio o l'indomani non riusciranno a garantire un certo servizio al carpigiano. E questo secondo noi è inaccettabile, cioè i numeri non possono, troppo pochi per riuscire a coprire con questa coperta tutto ciò che serve. Dovrebbero, diciamo così, mantenere l'interesse su Carpi e quindi mettere davanti quelli che sono i servizi dei commissariati, altrimenti le volanti possono partire la mattina da Modena e andare a Carpi, Sassuolo, Mirandola e poi rientrare, ma se c'è un commissariato che offre un servizio al cittadino lo devo offrire sempre e di qualità. Non c'è soltanto un tema di sicurezza nelle strade, c'è anche un tema di complessità della comunità, alcuni reati, in particolare quelli di tipo anche economico, in un territorio che ha visto la seconda ricostruzione post-sisma, ricordiamo che ce n'è stato uno anche nel 96, che vede ancora un'economia fiorente, che ovviamente è calamita anche per reati di tipo economico, avere più presidio è uno degli elementi fondamentali, mi sento di dire anche un messaggio assolutamente trasversale tra le forze politiche.